Beh, devo dire che intanto siamo molto soddisfatti di questa nostra prima finale Supercoppa, perché è anche la prima volta che passiamo un turno in una competizione come Supercoppa o Coppa Italia, quindi è la nostra seconda finale in 3 mesi, quindi c'è molta soddisfazione per questo. Sulla partita abbiamo avuto un impatto difficile, molto morbido, soprattutto dal punto di vista difensivo, e il momento in cui invece ci siamo registrati in difesa, devo dire che sono venute fuori tante cose buone. Soprattutto a livello di situazioni di contropiede, di spaziature. È naturale che non si può essere in questo momento né belli né perfetti, però sono soddisfatto dell'attitudine difensiva che tutti i giocatori hanno messo in campo, anche chi è arrivato da 24 ore e chi veramente ha visto i giochi disegnati su carta. Quindi ripeto, siamo stati anche abbastanza lucidi nei momenti importanti della partita. Adesso dobbiamo cercare di recuperare energie, perché adesso in questo momento 2 partite in 2 giorni non ci sono nelle gambe. Affrontiamo Milano, sappiamo la forza di Milano, però ripeto, c'è molta soddisfazione per questa finale. Domani giocheremo al meglio che potremo per portare a casa questo trofeo. Sì, soprattutto nel momento, diciamo, per avere solidità su alcune cose, ho preferito usare i giocatori che sono qui anche dall'anno scorso, perché c'è più conoscenza, mentre per tutti gli altri è naturale che ci vuole del tempo. Quello è naturale che ci ha dato delle certezze in più. Thomas vive la terza, la quarta, la quinta giovinezza, e noi cerchiamo di prendere il meglio. La partita fisica sicuramente. Milano è una squadra con tanto talento individuale, come ha fatto vedere stasera, capace di fare canestro con tanti giocatori diversi. Mi aspetto una partita dove sarà molto importante appunto limitare il talento di alcuni giocatori che obiettivamente sono tipo Gudelok, veramente a volte di un'altra categoria. Però credo che sia per noi un test importante, naturalmente molto presto nella stagione, però un test importante anche per capire alcune cose, per crescere, per fare un passettino in avanti, per giocare con la stessa umiltà che abbiamo messo in campo stasera nel momento di difficoltà, perché credo che, come ho detto ai ragazzi, l'atteggiamento che abbiamo avuto difensivo e mentale nel sporcarsi le mani possa esserci utile anche domani. Mi sembra tanto presto per dare giudizi, è una partita soltanto. Credimi, faccio fatica io a giudicare i singoli, perché per noi è molto importante quanto giochiamo insieme bene. Credo che abbiamo costruito tanti tiri aperti sbagliandoli, ma ho avuto un buon atteggiamento da parte di tutti. Sono soddisfatto di tutti quelli che sono stati in campo, di quello che hanno provato a fare, perché comunque non c'è una conoscenza delle regole, non c'è una conoscenza dei giochi, non c'è una conoscenza reciproca. Però aver limitato comunque le palle perse a 10 in una partita così vuol dire aver avuto attenzione, quindi non riesco a dirti sono contento, perché hanno fatto quello che hanno potuto, qualcuno di più, qualcuno di meno. Poi, come diceva giustamente Massimo, a momenti importanti siamo più andati su quella che è la nostra base, ma perché questo è un trofeo da vincere e conta solo vincere, e quindi è giusto anche fare le cose che servono per vincere. Per le prove poi ci penseremo, insomma.